hanno più volte massacrato il suo corpo. L'anima è sempre qui, con ciò che ha dentro e che dentro rimane. Ogni bruttura si è trasformata in bellezza. Ogni giorno si è trasformata in notte, serena, tranquilla. Quando parla, parla con te e con te. Parla con tutti vuoi, parla, scrive e non vegeta. Non ha mai avuto un momento che abbia detto: adesso mi fermo, mi arrendo, e resta immobile. Vedere cosa accade. No. È sempre in guerra con quelli che piangono per qualche fotina, quelli cui scende la lacrimuccia, che si disperano per un bimbo morto o per milioni di persone che muoiono di fame, di sete. E poi? E poi, se hanno un vicino, spesso un poeta, lo uccidono. Lo uccidono come? Ignorandolo, non leggendolo. Lo hanno ucciso gli editori, lo hanno ucciso le librerie, ogni giorno lo uccidono i critici. Nei nostri tempi moderni lo uccidono tutti quanti, come fossero d'accordo, nessuno escluso. Il poeta stesso si autoelimina, si trafigge, stanco di sé, si colpisce, si prende a martellate in testa, ma rimane lì. Non ha davanti più alcun foglio di carta da ferire, solo quel vetro che riflette per lui mentre il mondo esterno lo guarda, mentre sbaglia e perde gli amici, quei poco tanti che la finzione gli ha dato. Reagisce, sbaglia ancora, ne perde finché non c'è più nessuno e si forma il deserto attorno a lui. Il deserto, il poeta lo vede, lo sente da sempre, ne sente l'arsura, vorrebbe tanti, tanti gesti. Vorrebbe abbracci sì da soffocare, per riformare il cuore e darsi di nuovo una possibilità.
o avere la speranza finché l'ultimo respiro arriva e va convinto di aver lottato, di essere stato giusto, ma va con la certezza, con un peso da macigno, lasciando questo mondo molto peggio di come l'ha trovato. Sempre con meno poesia.